Giovici Sportivi in collegamento dal Palangelini di Cassano per seguire l'ultimo atto del campionato di Serie B, Girone F, partita importantissima per il Cassano che deve cercare in tutti i modi di vincere questo incontro e di guadagnare i tre punti fondamentali per accedere ai playoff. Di fronte c'è la prima della classe, numeri mostruosi per la corazzata di mister Scarpitti, che con 188 gol fatti, 44 subiti, 24 vittorie, una sconfitta, ha vinto il campionato già con largo anticipo. Questa è la 26esima giornata del campionato di Serie B, Girone F, in campo Atletico Cassano contro Isernia. Grandissimo entusiasmo, grandissima coreografia per la squadra del Cassano, proprio a conferma che oggi non si può sbagliare, oggi l'importante è vincere e guadagnare i tre punti. Forse non basterà il 100% da parte dei giocatori di mister Pellecchia, che dovranno mettere in campo anche il cuore. Andiamo a vedere subito le due rose per l'Isernia, con il numero 12 Iacovino, 3 Bidinotti, 4 Giglio Fiorito, 6 De Crescenzo, 7 Nardo Lillo, 8 Melfi, 9 Caruso, 10 Caregnato, 11 Laurenza, 14 Ciampitti, 22 Verlengia, 1 Sarachella. Mister dell'Isernia, mister Scarpitti. Per il Cassano, con il numero 1 Pellecchia, 4 Piermarco Volarig, 7 Barbosa, 8 Vera, 9 Le Monache, 11 Sciannamblo, 12 Kevin Mendes, 13 Greco, 20 Ermanno Volarig, 21 Lo Russo, 22 Leopardo, 27 Alemao. Lo starting five del Cassano vede in porta Greco, Sciannamblo, Claudio Barbosa, Kevin e Alemao. Questi i primi 5 schierati da mister Pellecchia per l'Isernia, con il numero 12 Iacovino, 11 Laurenza, 10 Caregnato, 3 Bidinotti e con il numero 8 Melfi. È proprio l'Isernia che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi, completo rosso che andrà a manovrare la prima azione dell'incontro. Riparte Sciannamblo, la palla per Alemao, occhio ad Alemao, Alemao! La risposta di Iacovino. Barbosa per Kevin, brutta palla persa, la recupera Melfi che prova a partire. Melfi, la palla per il numero 11 Laurenza e poi la rete di Melfi per l'1-0 dell'Isernia, che dopo 30 secondi passa in vantaggio. Buona la prima risposta di Greco, che aveva detto di no a Laurenza. Alemao recupera una grande palla, Alemao, Alemao, Alemao per l'1-1 del Cassano. Esplode la curva del Cassano sul pareggio di Alemao. Sulla sfera del numero 10 Caregnato, la palla dentro, poi ancora Bidinotti per il 2-1 dell'Isernia. Prova ad andare via ancora il numero 11 Laurenza, la palla per Bidinotti. Isernia 3, Cassano 1. Con troppa facilità la squadra ospite riesce ad arrivare alla conclusione. Sciannamblo, Kevin, la palla per Barbosa, a spazio Barbosa, la conclusione, la risposta di Iacovino. Alemao, palla in campo, Alemao sul fondo. Caregnato, la palla per Melfi, 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 la botta, Greco risponde, ancora Melfi, il pallonetto sul fondo. Alemao, la palla dentro per Lo Russo, ottimo lavoro di Lo Russo, quasi sulla linea di Crescenzo, evita il 2-3 del Cassano. Palla, la recupera Kevin, va via Kevin, 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 dentro per Alemao, Alemao, Cassano 2, Isernia 3. Accorcia ancora la squadra di casa, sempre lui, Alemao. L'anticipo di Lo Russo che poi perde palla, Lardo Lillo, la conclusione, Greco in due tempi, va a bloccare. Parte Giulio Fiorito, la palla per Nardo Lillo, Greco con il piede sinistro mette in calcio d'angolo. Vera, il cross, perde palla, Nardo Lillo, palla che resta lì,
e poi proprio Nardo Lillo, ancora Vera, la palla dentro per Alemão, la palla per Nardo Lillo che mette giù, poi Caruso, Nardo Lillo, 1-2, la conclusione, Nardo Lillo per il 4-2 del Isernia. La palla per Vera, Alemão, spalla alla porta, di tacco, la palla dentro, Vera! La palla alta di pochissimo, Vera, sbaglia Vera, recupera Bidinotti che si invola verso Greco, Bidinotti, ancora Greco, si prova lo spazio per calciare, lo trova, peccato, con l'esterno, la deviazione, il cross, questa volta Greco blocca e poi si invola lui verso la porta, Greco, Greco la botta sul fondo, grande, non se l'aspettavano i giocatori dell'Isernia, la deviazione poi in calcio d'angolo, Shannamblo, che botta del primo tempo, Shannamblo, ottimo l'anticipo, la palla per le Monache, le Monache si divora un gol con le mani di Jacobino, palla lunga, finisce qui il primo tempo tra Cassano e Isernia. È tutto pronto per il secondo tempo tra Atletico Cassano contro Isernia. Prima frazione che è terminata con il risultato di 2-4. La doppietta di Bidinotti con le reti di Nardo Lillo e Melfi per la squadra ospite. La doppietta di Alemão per il Cassano. Cassano che Kevin. La palla dentro. Alemão! Alemão! Ancora lui! Tripletta di Alemão. Cassano 3, Isernia 4. Bidinotti, vince un rimpallo, la palla dentro per Melfi, Melfi, si gira ancora lui, Melfi, che gol di Melfi, per il 5-3. Alemão, la palla dentro, Alemão, che bomba di Alemão. Isernia e Cassano, Melfi, ancora lui, Melfi, il palo, quattro sono andati via nel secondo tempo, Isernia 5, Cassano 4, occhio a De Crescenzo, De Crescenzo, Bidinotti di un soffio, palla al piede lo russo, e allora Melfi, parte lui, Melfi, la palla per De Crescenzo, dentro, dietro per De Crescenzo, la botta dalla distanza di poco fuori, dentro per Lorusso, Lorusso la conclusione, la risposta di Sarachella in calcio d'angolo, la palla dentro, Lorusso recupera palla, occhio al 3 contro 2, Lorusso, Lorusso tutto da solo, la verticalizzazione per Alemão, la conclusione ancora di Alemão, via, recupera palla Barbosa, occhio al 2 contro 1, Barbosa, 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 la conclusione ribattuta da Caregnato, blocca Sarachella, ancora possesso palla Isernia, la verticalizzazione per Caruso, è partito Caregnato, lo vede Caruso, Caregnato, Caregnato per il 6-4 del Isernia. Kevin, spalla alla porta, ancora Kevin, la conclusione, Kevin Mendes per il 5-4, 5-6 chiedo scusa, del Cassano, Amlo, la palla dentro, recupera palla Caregnato, ancora
Carignato, messo giù Greco, poi Laurenza per il 7-5 del Isernia, ma un brutto errore di Ciannamblo. Ancora rimessa laterale, la partita finita, Barbosa finisce qui, triplice fischio per dell'incontro da parte del direttore di gara. Vince l'Isernia per 7-5, l'Isernia che conquista la 25esima vittoria in campionato e chiude questo campionato a 75 punti. Resta 48 l'Atletico Cassano, che adesso dovrà dare uno sguardo agli altri risultati per capire il posizionamento come miglior quinta. Andiamo a rivedere i marcatori con la doppietta di Melfi, la doppietta di Bidinotti, poi Nardolillo, Carignato e Laurenza, i marcatori dell'Isernia. Per il Cassano non è difficile, 4 reti di Alemão e la quinta rete di Kevin. Siamo con il direttore generale dell'Atletico Cassano, Mimmo Vituli. Mimmo, oggi veramente partita indescrivibile, Isernia che non ha regalato niente, voi che siete stati in partita fino alla fine, finita 7-5, sembrava la mesta fine. Fagli di un... auguri a Clemente almeno, Mimmo. Cos'è oggi? Compleanno? No. Compleanno passato. Ah, auguri. Allora, grazie, auguri, grazie. Auguri a Clemente. Grazie direttore, grazie ad Alemão. Dicevamo un finale di partita che vedeva teoricamente, mestamente, finire un sogno che doveva portare ai playoff, però in realtà questi playoff sono arrivati in concomitanza di due risultati favorevoli per il Cassano da altri campi. Che emozioni provi in questo momento? Sì, diciamo che eravamo in contatto un po' quasi per tutta la partita con gli altri campi, perché ahimè noi ci toccava oggi questa partita difficilissima contro una grandissima squadra che si è dimostrata ancora una grandissima squadra. Ha fatto una bellissima partita, tutti giocatori importanti e noi ce l'abbiamo messa tutta, forse ci dovevamo mettere qualcosa in più per poterla far nostra la partita. E alla fine diciamo, ecco, il risultato del campo non ci ha premiato, ci ha premiato il risultato degli altri, però a questo punto devo dire che a sto punto ci ha premiato l'intero campionato, perché abbiamo fatto noi maggior punti degli altri, quindi 43 punti nostri sono stati diciamo propedeutici per il raggiungimento del risultato finale. Merito tuo, merito dello staff tecnico e merito di questi ragazzi. Quanto è stato determinante onestamente il cambio di rotta con l'avvicendamento in banchina e una serie di punti che sono arrivati veramente uno dietro l'altro e si è potuto materializzare questo sogno splendido nel primo anno di B per l'Atletico, ricordiamo che è il primo anno. Sì, assolutamente sì, diciamo che alla fine possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Forse se eravamo partiti noi con un'idea di playoff diversa, nel senso li avremmo voluti affrontare da una posizione diversa, li affrontiamo dalla posizione più dura, dobbiamo accontentarci con umiltà, perché comunque abbiamo vissuto molte esperienze quest'anno. Non è un campionato assolutamente facile, non è un campionato che riserva diciamo delle partite in discesa, è un campionato difficilissimo, dobbiamo accontentarci di godere di questi playoff anche se da una posizione dura, il cammino sarà duro, però ci metteremo tutto quello che ci abbiamo messo finora. Ritengo che i meriti vadano un po' sparsi per tutti, staff tecnico precedente e anche staff tecnico attuale, perché non voglio, anzi vorrei rimarcare che il primo girone d'andata l'abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tantissimi punti anche in quel periodo là, quindi il periodo in cui poi abbiamo perso dei punti è stato un periodo, no, pazienza, è andata così, però siamo contenti così, va bene così. Infine chiudiamo proiettandoci idealmente in quello che sarà il primo incandescente scontro playoff. Si va tutti in Emilia Romagna a Bagnolo, che sfida sarà?
Senti, noi il Bagnolo lo conosciamo, adesso lo cominceremo ad analizzare magari con qualche video e quant'altro. Sempre se è il Bagnolo, perché bisogna attendere i risultati degli ultimi minuti per capire se il Bagnolo è rimasto terzo o è passato secondo, e quindi l'Ossi San Bartolomeo in Sardegna è arrivato terzo. Bisogna vedere i risultati come sono andati. Comunque l'andiamo ad affrontare col piglio di sempre, con la voglia di fare bene, la voglia di ben figurare. Tutto ciò che verrà sarà buono se, come si dice, i risultati verranno, sarà comunque buono perché ci servirà da esperienza. Ringraziamo il direttore generale Mimmo Vituglie, ci vediamo alla prima dei playoff. Grazie a voi, grazie a voi. È iniziato quasi per gioco questo nostro appuntamento, dicevamo la prima è andata bene, riproviamo con la seconda e poi così via. Alla fine siamo ora qui a commentare forse il risultato più bello che il vostro duo tecnico Vitulli e Pellecchia si potevano aspettare, l'accesso ai playoff. Onestamente ci speravate? Dopo, insomma, hanno visto il 7-5 di oggi dell'Isernia. Purtroppo, insomma, innanzitutto siamo contenti che in questa avventura di due mesi con Ezio siamo riusciti a ottenere dei discreti buoni risultati che comunque ci hanno permesso di conservare il quinto posto e di raggiungere questo obiettivo che comunque la società si era posta. Chiaramente gli obiettivi iniziali probabilmente erano più ambiziosi. Poi purtroppo nel corso del campionato ci abbiamo avuto dei problemi e ci siamo dovuti accontentare della piazza del quinto posto. Però è chiaro che è stato comunque proficuo raggiungere l'obiettivo, è stato importante. E oggi è stata una partita difficilissima contro un avversario che non ha lasciato niente, come non ha fatto in tutto il campionato. È venuto qui quasi al completo, si è venuto a giocare la partita al massimo delle possibilità. Noi abbiamo cercato di tenere botta. Direi che i ragazzi si sono impegnati tantissimo, con grande cuore, forse non tanto a livello tecnico-tattico dove abbiamo sbagliato tanto, però hanno cercato di farlo con la voglia, con il cuore, e fino a un certo punto l'avevamo tenuta anche in bilico la partita. Poi è andata così, certo avremmo preferito festeggiare l'accesso con una vittoria, però se anche le altre squadre non sono state in grado di vincere non è un problema nostro, noi ci teniamo il nostro playoff e certo, faremo il massimo possibile in questa proseguo del campionato. Isernia troppo forte per Cassano e per tutte le squadre, visto che le ha vinte tutte, o secondo te oggi si poteva fare qualcosina in più a livello tecnico e calcettistico? Su 77 punti ne ha fatti 74, un motivo ci sarà, no? E sono forti, sicuramente hanno voluto giocare. Noi oggi forse eravamo un po', secondo me, anche un po' troppo tesi, soprattutto il primo tempo eravamo un po' molli, non riuscivamo a giocare, oppure ci sono stati momenti in cui eravamo troppo anche ruffoni, cercavamo per forza di arrivare invece di gestire la palla. Infatti abbiamo preso due gol in contropiede, per una squadra che deve vincere ci sta, però è anche vero che in settimana ci eravamo detti aspettiamo, giochiamo, vediamo, questo è un gioco anche di attesa, di pazienza, oggi forse non c'era. Ma li capisco i ragazzi, perché insomma questa partita era attesa, anche il pubblico che è venuto era tanto, e quindi alla fine poi per fortuna siamo arrivati ai playoff, va bene così. Certo la sconfitta fa male, però abbiamo perso con l'Isernia e quindi ci sta, se ha 70 di petto, 77 su 74, un motivo c'è, no? Quindi se lo meritano tutto questa vittoria. Ora è il momento di festeggiare, godersi questa vittoria. Settimana prossima immagino tutta la squadra e lo staff tecnico a cena, ovviamente, però con un piccolo diciamo volo al 22 aprile, o Sardegna o Emilia Romagna, che gara ti aspetti come tutte le gare secche? Beh, è chiaro che nel momento in cui si arriva a un playoff in Serie B, noi siamo al primo anno come società, come allenatori, quindi non sarà assolutamente facile. Credo andremo a Reggio Emilia, se non ho visto male. Sicuramente una squadra forte, sicuramente una squadra che ha il vantaggio di giocare in casa. Noi, essendo arrivati quinti per giocare in casa, dovremmo aspettare tantissimo, sono battute. Certo. Quindi dobbiamo organizzare bene la trasferta a livello logistico, ci prepareremo alla partita cercando di giocarla al massimo delle nostre possibilità, che purtroppo in questo momento non sono altissime.
Oggi insomma Chicco è rientrato in Spagna per problemi, c'è un problema fisico che non avremmo risolto e quindi abbiamo deciso insieme di farlo rientrare anticipatamente. Dobbiamo valutare Satalino, oggi è stato fermo, lui ha avuto un infortunio abbastanza serio a Ostuni, cerchiamo di recuperarlo in questi 15 giorni. Quindi anche a livello numerico dobbiamo cercare di riassestarci un attimo, infatti oggi anche come rotazioni di cambi si è visto che avevamo qualche difficoltà. Dobbiamo cercare di prepararla bene, anche cercando di avere quella spensieratezza che ci può dare un vantaggio in più, perché se giochiamo con l'attenzione come oggi non sarà semplice. Invece sapere di aver raggiunto comunque un obiettivo importante per la società e andarcela a giocare con la massima serenità ci può dare quella tranquillità mentale per poterci esprimere con un buon livello, almeno cercare di rendere la vita difficile ai nostri avversari, qualunque essi siano. Siamo, concludiamo con questa domanda, siamo diciamo alla resa dei conti per quanto riguarda la regular season. Si sa che agli allenatori non piace mai parlare dei singoli, però visto che si è raggiunto questo grande obiettivo, se vuoi fare un plauso particolare a qualcuno, chiaramente guardando il computo di tutta la tua chiaramente esperienza in panchina qui all'Atletico, dal tuo arrivo, dal vostro arrivo, magari a chi fai riferimento, senza far torto a nessuno. No, senza far torto a nessuno sicuramente, e penso che il nome che faccio sia d'accordo Gabriele, ed è Lo Russo, perché è un ragazzo che ha giocato poco con mister Mastro Cesare, forse non era entrato bene negli schemi del mister, tante cose. Con noi, noi abbiamo detto quando abbiamo preso la squadra, abbiamo detto a tutti, ma in particolare a lui, che iniziava un nuovo campionato. E Ciccio si è messo, ha aspettato, anche all'inizio con noi ha giocato poco. Poi devo dire che con Ostuni ha giocato molto bene, a Barletta. Oggi ha giocato, diciamo oggi hanno giocato un po' al di sotto forse un po' tutti, ma ripeto per un discorso di tensione secondo me che c'era tanta. E quindi Lo Russo è uno che, secondo questa è la caparbietà di una persona che era convinta nei propri mezzi, forse anche perché Gabriele l'ha allenato ad Altamura in Under 21, quindi sapeva sicuramente le sue potenzialità. È stato il primo nome che Gabriele mi ha detto che dobbiamo recuperare dal punto di vista proprio fisico, mentale soprattutto, e credo che l'abbiamo fatto. Ci sono anche altri ragazzi che abbiamo recuperato, non faccio nomi perché non li voglio fare, ma recuperati dal punto di vista proprio mentale e fisico. La partita di oggi, mettiamola da parte, ci serve di lezione, avevano un altro ritmo, non lo so, noi avevamo forse noi era troppa voglia, io stesso ero da ieri sera, sono venuto qui a fare una selezione per ragazzi e da ieri sera immaginavo la partita, quindi può darsi che un po' tutti l'abbiamo gonfiata, enfatizzata molto, e può darsi che, come dice Gabriele, andando a giocare in un traguardo già raggiunto, tranquilli, che era il minimo che la società voleva che noi facessimo, può darsi anche che ne sappiamo se esce un risultato e giochiamo il 29, non lo sappiamo, per adesso andiamo a giocare il 22. Finita la prima avventura, ci si gode la seconda. Complimenti a voi. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie a te che ci hai portato parecchio fortuna, da quando facciamo queste interviste, insomma, siamo arrivati ai playoff. Grazie, arrivederci. Vabbè.